Guardi che la mia tariffa è 50.000 lire al giorno più le spese. Io gliene do anche 100 se lei me lo ritrova. Quando è che sarebbe sparito? Sono già 3 giorni. È già capitato altre volte, ma mai per tanto tempo. Ma lei non ha una vaga idea di dove potrebbe essere andato? Qualche volta l'ho visto entrare in una sala di biliardi di via Tacito. Oh. E lei c'è andata? Sì, certo, ma nessuno l'ha visto. Beh, non potrebbe magari... Io temo il peggio. Oh, ma che motivo ha per pensare subito al peggio? Scusate. Zio, ma quando impari a bussare? Devi andare subito in tribunale. Ah, con il tribunale ormai ho chiuso. Vieni un attimo fuori, sono venuti a prenderti. A prendermi? Ma che stiamo scherzando? Ecco, è tutto scritto qua. Guardi, è tutto gli altri. La controparte... Galera, una stella com'è? Se il giudice mi dà ragione. Allora in galera ci finisco. Buongiorno, ha ripreso. Salve. Buongiorno. Che sorpresa. Omaggio alla signora. Bentornato. Mio caro Oscar, ti dico subito che non è stata una mia idea. Questo già l'immaginavo, nemici come prima. Lasciamo perdere, raccontami tutto. Ho qui una pratica che porta la tua firma. Mellini Pietro, guida senza patente, articolo 80. 6 mesi con la condizionale. Datato 12/3/1978. Tutto è qui. Non essere cinico. Sembra niente, ma è già qualcosa. Tant'è vero che il nostro amico Bingo, a parte questa condanna, è pulito. Ma chi è questo Bingo? È uno che ha fatto molta strada dal giorno che ti passò fra le mani. Vuoi dire che avrei fatto bene a dargli l'ergastolo? Perché guidava senza patente? È che a volte un pizzico di psicologia non guasta. Si comincia sempre dai reati più piccoli, ma si capisce subito se in fondo c'è la stoffa del criminale. Ti concedo 30 secondi. Dimmi subito chi è questo Bingo e che cosa vuoi da me. Bingo è un boss. È uno che ha le mani in pasta. Il racket del gioco clandestino, la tratta delle Filippine, la lotteria dei pensionati, tutta roba sua. È un vero e proprio industriale del crimine. Come ti ho detto, è uno che si guarda alle spalle. Mai una denuncia, mai una prova, mai un passo falso. Fino a 3 giorni fa. Quando lo avete ribeccato che guidava la macchina senza patente? No, stavolta è omicidio. L'ha assassinata con un coltello da cucina. Però ha fatto i conti senza l'oste, perché qualcuno lo ha visto dal palazzo di fronte. Che c'entro io in tutto questo? Per una volta devo ammettere che tu sei l'uomo che fa per noi. Tu ora fai l'investigatore privato, un mestiere abbastanza stravagante, sai bene come la penso. Ma immagino che avrai imparato a nasconderti sui tetti, a camminare sul filo, a non dare nell'occhio, proprio come si legge nei romanzi gialli. Per questo ho deciso di affidarti Renato. Renato? Giorno. No, no, non mi freghi. Non sono venuto giù con l'ultima pioggia. Questo è un testimone che scotta e le revolverate non sono il mio genere. Ma quali revolverate? È una questione di normale amministrazione. Non ci sono rischi. Bingo e i suoi sono già sotto chiave. Io non so perché, ma non mi piace questa storia. Puzza di fregatura. Ah, sei il solito malfidato. Ma di pure quello che pensi. Tanto lo so che fondamentalmente sei una persona onesta, una persona seria. Sì, ma le persone serie si fanno pagare. Io voglio 50.000 lire al giorno più le spese. Naturalmente, non ti preoccupare, penso a tutto io. Ti faccio figurare sotto le spese di cancelleria. No, no, non attacca, voglio un anticipo. E se no che gli lascio agli eredi. Ma c'è una prassi, ma mettiti nei miei panni, dove vuoi che li prenda? Vuoi che li tiri fuori di tasca mia? Non vorrete mica che vi li dia io, spero, Mi vuoi prendere per il collo, vero? Eh sì. Ma ho solo 100.000. Te le farai bastare per il momento. E soprattutto, le rivoglio indietro. Ma dov'è che mi sta portando? Questa qui è una nave. No, sta tranquillo. Questa qui è una nave che non parte. E per quanto ne so io, non è mai partita. Ma dobbiamo proprio stare qua? Senti, io qui ci abito. Quindi dovrai adattarti anche tu. Poi non ci saranno mica i topi, Topi? Topi qui? Ma stai scherzando? Sono io, zio. Ecco, siamo arrivati. Resterai qui fino al giorno del processo. Se sbarchi non rispondo più di te, intesi? Ma che cosa faccio io qui tutto il giorno? No, né più né meno quello che fa un miliardario in crociera nei mari del sud. Puoi prendere il sole sul ponte e fare ginnastica.
Puoi anche giocare a scopone. Sai giocare a scopone? No. Ah, sei qua. Quella tua cliente Liberty ti ha aspettato. Se n'è andata poco fa, ma ha detto che torna. D'accordo. Abbiamo un ospite, pensione completa. Colazione compresa? Sì, trovagli un letto. Beh. Ma qui c'è almeno il telefono. Che cosa ci devi fare? Io ci lavoro, devo sentire i clienti, prendere le ordinazioni. Non posso mica chiudere bottega per questa storia. Telefona, ma non dire a nessuno dove ti trovi. Questo è il materasso e questa è la coperta. Scegliti la cabina che preferisci. Ah, assicurati solo che la doccia sia ben chiusa. Mi sembra di essere tornato militare, arruolato in marina. No, se è per lo zio Tony non ti preoccupare, forse è un po' brusco, ma sa cucinare bene. Io non ho niente con me, dovrò almeno lavarmi i denti, cambiarmi la biancheria, ho bisogno del mio campionario. Posso fare un salto a casa? Ah, no, niente libera uscita, ci vado io, dammi l'indirizzo. Se ne vada. Non compriamo niente. Signora, sono un amico di Renato. Mi ha detto lui di venire qui. Oh, mi scusi tanto. Venga, venga. Si accomodi. È proprio grande e grosso, come ha detto Renato. Gliel'ha detto Renato? Sì, ha telefonato qualche minuto fa. Ma io gli avevo detto di non farlo. Perché no, povero ragazzo? Stavamo talmente in ansia, sa... Ecco, è tutto pronto. Scusi, c'è un pochino di disordine. Quelle sono le sue valigie e questi i suoi giocattoli. Lei è la mamma di Renato? No, sono la zia. Cosa le posso offrire? Grazie, niente, non voglio disturbarla e vado di fretta. Prendo la roba di Renato. Bravo, solo un attimo, per favore. Ecco, gliele porti. Cosa? Le polpettine sono la sua passione. No, lasci perdere le polpette, signora. Assaggi. Non è il caso. Assaggi. Grazie. Buona, eh? Tenga, se vuole altre polpettine si serva pure. No, grazie, signora, no, non bevo mai a stomaco vuoto, grazie lo stesso. Mi dica, è da qui che Renato ha visto uccidere quella donna? Sì, proprio da qui. In quella finestra giusto di fronte a noi. Queste finestre sono state la nostra disgrazia. Si vedono anche cose che non si dovrebbero vedere. Quel povero ragazzo ci è andato di mezzo e ora lui è in pericolo. Poverino. E mia sorella Cecilia... È lei la mamma di Renato. Mi scusi un attimo. È a letto con un attacco d'asma. Poverina, non ha retto il colpo da quando il povero Renato è dovuto andare a testimoniare. Non si è più alzata dal letto. Quel figliolo è tutta la sua vita. Ma sì, vengo! Ti ha detto quando Renato torna a casa? Lo sai già che per un bel pezzo non può tornare. Voglio che uscire tirato più giù. No, giù. Così va bene? Sì, va bene. Se vuoi aprirlo. Quella donna, da quanto tempo la conoscevi? Com'è che si chiamava? Sayonara? No, ma io non la conoscevo. È stata una disgrazia. Ma come una disgrazia? L'hanno ammazzata? No, ma dico, la fatalità è stata che io guardavo dalla finestra proprio in quel momento. Ho guardato anch'io fuori da quella finestra. Si vede bene l'appartamento di fronte. Pare di stare davanti alla televisione. Sì, era proprio come alla televisione. Io mi sono affacciato perché li ho sentiti che gridavano. Lui l'ha chiamata puttana. Poi l'ha presa per i capelli e l'ha trascinata per tutta la stanza. Allora lui ha preso il coltello, lo teneva in alto, così. E giù che gliele dava. Con una forza incredibile. C'era sangue dappertutto. E poi il giudice mi ha detto se mi ricordavo tutti i particolari.
E come si fa a dimenticare una cosa così? Ma tu come hai fatto a riconoscere l'assassino? Ma quello lì è un delinquente famoso. D'accordo, ma questo l'hai saputo dopo. L'avevi già visto prima. E come no, andava sempre da quella lì. Ma allora tu la guardavi sempre dalla finestra. Beh, io come facevo a non guardarla? Lei non aveva mica pudori, sa. Ma lei lo sa che mestiere faceva quella lì? Quando è successo il fatto, tu eri solo in casa? Sì, ero da solo. La mia zia e la mia mamma erano andate via. E io non sapevo che cosa fare. Fortunatamente, subito dopo è arrivata mia madre. E è stata lei che ha chiamato la polizia. Certo, non si poteva fare altro, però... Insomma, da quel momento lì sono cominciati i miei guai. Io non posso entrare in casa mia. E poi anche il lavoro adesso va a rotoli. Ma lei cosa crede? Che sia facile vendere questa roba? Guardi, Mr. Black non lo vuole più nessuno. E ti, guardati com'è carino. Ha visto? Bene, anche questo qui è in ribasso. Ecco, questo ad esempio, Big John, è un classico. Eppure tira ancora meno di E.T. Guardi un po'. Fortunatamente c'è un articolo che non tramonta mai. Guardi qua. Dica la verità, sembrano vere, eh? Ah, non me ne intendo, mai avuta una pistola. Lei non può immaginare quante se ne vendono. Ma come? Non hai mangiato niente? Non si offenda, ma io non ho molta fame. Poi io non sono abituato a mangiare fuori. Ma questa è roba buona. Sì, non lo metto in dubbio. Ma io sono abituato alle cose che fa la mia mamma. Cose sfiziose come i sughini e le polpettine. Non insistere, zio. Sei abituato alle polpette di sua madre e ne so qualcosa. Non può mandar giù nient'altro. Ma dai, non mi prenda in giro, che stasera io non mi andrebbero giù neanche le polpettine della mia mamma. Ehi, non avrai mica paura. Qui nessuno ti può trovare. Siamo in mare aperto. Invece ho proprio paura. Ho visto un film in cui c'era uno che faceva da testimone come me e la polizia lo proteggeva. Uè, non c'è stato niente da fare. Dai, dai. Lo hanno fatto secco, lo hanno fatto. Che succede? E che ne so? Renato! Un topo grande così! Io non mi muovo da questo letto! Non mi muovo da questo letto! Allora, ricapitolando, facciamo 100 pezzi del modello A80, 150 del C8, senta commendatore, ma del C15, ecco,
Non vuole niente? Guardi, è un modello che va forte. Nei negozi del centro lo lavorano tanto. Questo no. Ma non ti basta il mio letto? Vuoi anche la mia scrivania? Dai, dai, sparisci. Come la fattura 6 mesi? Ma l'abbiamo sempre fatta a 3, commendatore. Ma no, senta. No, 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 ci mancherebbe altro. Va bene, tanti ossequi alla sua signora, eh? Sì, sì, grazie, grazie. Scusi, giudice, ma era un cliente importante. Va bene, d'accordo, ci vediamo. E vai a farti una sauna così ti cambi. Una sauna? Ma è una bellissima idea. Devo proprio mettere giù un po' di chili. Lo sa che sto ingrassando? Buongiorno, ciao, signore. Ciao. Prego, si accomodi. Come le dicevo, il barista ha detto che l'ha visto lunedì sera per l'ultima volta. Questo vuol dire che lunedì sera si trova ancora in via Tacito. È così, non è vero? No, perché io non mi fido del barista. Lei non sa che faccia. Potrebbe essere anche uno dei complici del sequestro. Ma non le sembra un po' azzardato parlare di sequestro? Lei sorride, la capisco. Mi rendo conto che il mio caso le deve sembrare abbastanza insolito. Vedo che lei ha ben altro tra le mani. Vogliamo fare che la pistola la tengo solo io? Ti consiglio di buttare via la tua, il più lontano possibile. Ecco, così. Che bravo. Continuate, continuate pure a parlare dei vostri affari. Anzi, fate come se io non ci fossi. Venga. Grazie. Scusi, lei sa dov'è la sauna? In fondo al corridoio. Grazie. Non ti muovere. Lasciala cadere. Così come sei. Aiuto! Molla o sparo! Renato. Ehi, ci sei? Sta tranquillo, è tutto finito. Ma dobbiamo andarcene da qui alla svelta, vieni. Anche se qualcuno ci seguiva, l'abbiamo seminato. Sta tranquillo. Sì, tranquillo. Anche sul suo zatterone mi diceva che potevo stare tranquillo. E invece ha visto che cosa è successo? Si è trattato di un piccolo incidente, amico mio. Un errore di sottovalutazione. Sì, ma adesso dov'è che mi sta portando? Al sicuro. Dove? Sempre la stessa. Che succede? Non preoccuparti, fa la solita sceneggiata. Ma chi è? Ah, si vede che non sei mai stato sposato. È la mia ex moglie. Non dire niente, non dire niente. Io parlo solo davanti al mio avvocato. Quello che vuole mettermi sul lastrico. Ma se non ti ho mai chiesto niente, anche la casa volevo lasciarti. Allora posso entrare. E questo chi è? E come è vestito? No, non è vestito. Ma se gli dai tempo, ora si veste. E senti, Renato, adesso vai laggiù, in fondo al corridoio a sinistra. Ci trovi la stanza da bagno, ci entri, ti cambi e torni qui rimesso a nuovo. Vai, vai. Scusi, signora. Ha detto vai, a sinistra? Sì.
L'hai voluto tu. Chiamo l'avvocato. Un momento, non pensi di dovermi dare una spiegazione? Sarei io a dovere una spiegazione a te. E certo, perché ti sei tinta i capelli? Ma che colore è? Pensi che non mi stia bene? Eh no, non ti sta bene per niente. Il colore naturale è sempre il più bello. E poi il tuo era stupendo. Non mi freghi, sai, non mi freghi. Se non mi dici subito perché sei venuto, io chiamo l'avvocato. Senti, quel tuo avvocato mi sta un po' antipatico. Non è per caso che c'è qualcosa tra voi due? Perché? Sei geloso adesso? Pronto? Ah, l'agenzia. Allora mi dica, l'ha trovata? Ma non mi serve una bambinaia. Non ho figli, vivo da sola. In casa non ci sono mai e sto fuori tutto il giorno. A me serve una donna di servizio a ore. E certo che sappia cucinare. Va bene, mi richiami. Eh no, il sigaro no. Ma ti pare possibile che si trovino solo bambinaie? Perché gli hai detto che non avevi figli? E che figura ci faccio, scusa? Potevi pensarci prima. Adesso è un po' tardi. Non te la prendere. Quando conoscerai meglio Renato, gli vorrai bene come un figlio. Adesso ho capito. Non hai perso il vizio di portarti il lavoro a casa. Ma questa non è più casa tua. Infatti io me ne vado subito, ma Renato resta qui. Cosa? Mettiti nei miei panni. Non so dove metterlo, lo vogliono ammazzare. Come lo vogliono ammazzare? Sì, signora. È proprio così. Io sono un super testimone. E la mia vita non vale più un soldo. Non vale più un soldo. Non vale più un soldo, non vale. Non vale più niente. Ebbene, hai capito bene, Clara? Non devi farlo uscire per nessun motivo. Io ora me ne torno in ufficio. Devo farmi vedere in giro. Ciao. A che ora ci vediamo per cena? Alle 9, va bene? Hai visto? Sono tornato in quattro. Dal fiume? No, no, dalla strada. E ti sembra corretto pretendere da me un salvacondotto per un noto pregiudicato? Ma io, almeno, parlo chiaro e senza barare. Mi avevi detto che potevo stare tranquillo perché avevi messo sotto chiave Bingo e tutti i suoi. Ma credimi, era questione di ore. Anche per me è una questione di ore. Tu lo sai che cosa succederà se tu non mi rilasci il barone? Il tempo è scaduto e io me ne vado. Ma aspetta, aspetta un momento, scusa, riflettiamo. Posso sapere che ti serve il barone? No, non lo puoi sapere. Finora abbiamo fatto a modo tuo, adesso si fa a modo mio. Tu devi semplicemente rimetterlo in libertà subito. Ma parli proprio tu come se non lo sapessi, che è impossibile. Noi siamo i servitori della giustizia, non siamo mica i padroni. Va bene, d'accordo. Dato che sei un umile servitore della giustizia, sarai fiero di riconoscere un tuo errore. E dove avrei sbagliato? Beh, per esempio nel redigere il mandato d'arresto. Un piccolo errore di forma sufficiente per farlo rilasciare. Comunque il barone non è un assassino. Ma no, 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 questo no. Ma scusa, ma che figura ci farei io? Una figura di merda, appunto. Una più, una meno. Ho capito, sai. Ho capito che ti vuoi vendicare. No, questo te lo puoi togliere dalla testa. Non lo farò mai, capito? Mai! Ciao Amalia, al solito. Grazie, barone. Sempre quest'aria da gangster americano, eh? È una questione di stile, caro giudice. Quando uno esce dalla porta principale, si deve dare un tono. Eh sì, non capita mica tutti i giorni che un magistrato si faccia un autogol.
Sì, ma poiché non mi succede tutti i giorni, chissà quanto mi costerà. Perché le persone oneste hanno un prezzo molto caro. Ah, piantala, barone. Ti faccio un buon prezzo, coraggio. Salta in macchina, ti porto dove vuoi. Questa è la sua macchina? Sì, è la mia. No, io con la rotop non viaggio mai, andiamo con la mia. È tua questa, ma che ci fai con un macchinone? Ma che ci faccio? Questa è casa, ufficio ed è pure blindata. Sì, pronto, sono io. Chi deve essere? No, 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 se io non so chi è il centravanti lo scommetto. Non mi interessa, lo scommetto. Ah, guarda, fino all'1 sono questo telefono. Poi alle 2 sono al 24, 25, 32, 1. E dalle 2 alle 4 sono al 27, 28, 3, 49. Ciao. No, non è possibile, ragazzi. Se stai una settimana al fresco, ti va male l'azienda. Non si può lavorare con della gente da 4 soldi. Questa è gente veramente da 4 soldi. Senti, potresti dare retta anche a me per un momento, per favore? Non dico tanto per riconoscenza, ma... Ma io sono a sua completa disposizione, giudice. Ma non diciamo cazzate, il telefono in cella. L'importante è che sono uscito, eh? Ma tu mi senti bene? Beh, allora cerca di aprire bene le orecchie. Senti, se tu non riesci a tirarmi fuori dalla galera neanche quando sono innocente... Allora è meglio che tu ti trovi un altro cliente, perché sei licenziato. Sì. Certo, fammi causa. Certo, fammi causa, sarò la prima che mi dici. Addio. Barone. Barone, il bestione, porca miseria, il bestione, merda. Ma certo che è lui. Non mi ha chiesto un favore, lei. Cosa? Vieni qui, scusa. Ciao, barone. Lo sapevo che saresti uscito subito. Sei troppo intelligente. Ma se è per i soldi, adesso non li ho. Te li do dopo domani, garantito. Lascia perdere. Se mi servivano i tuoi soldi, stavo fresco. Piuttosto ascolta. Lo vedi questo? Lo vedo, sì. Ma se vuoi faccio finta di non averlo visto. Per te questo è d'altro, Barù. Bestia, ti sto dicendo, guardalo bene. Ma se lo vedo meglio lo devo fare a pezzi, Barù. Questo è il giudice. E Bingo lo sta cercando per mare e per terra, perché è lui che protegge a quel testimone. So tutto, imbecille. Adesso tu ascolta me. Se Bingo vuole parlargli, il giudice è disposto ad incontrarlo. È vero, giudice? Certamente, sì. Ecco, allora, senza tante chiacchiere, a mezzanotte ti fai trovare qui davanti al garage. Va bene? Ho capito tutto, ci penso io. Vieni pure tu, barone. No, io ho altro da fare. Beh, è come se ci fossi anch'io. Di lui dovrai rispondere a me, va bene? E se gli succede qualche cosa, ti faccio prendere uno spavento che ti ricrescono i capelli. No, 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 grazie, basta, è tutto buono, ma devo andarci piano, sto ingrassando. Dovresti assaggiarle prima, sono buonissime. Io di limone ne ho messo poco, pochissimo. È perché il troppo a molti non piace. Allappa i denti. A me però non come a lui, eh. Io ne voglio tanta, mi è venuta una fame. Vedo con piacere che apprezzi la cucina della signora Pina, ma quella dello zio Tony ti fa schifo, eh. Ma io qui mi sento come a casa mia, davvero. Beh, in fondo, Clara... Potresti risposarti con Renato. Io ci avevo pensato. Peccato che ce l'ha già la fidanzata. E chi è? Non m'hai detto niente. Questo è un segreto tra me e lui. Porca vacca, attenzione. Complimenti, signora Pina, niente male come prima giornata. No, non importa, allegria. Ma ci no, signora, io. Ma cosa fa? Non si fa così. Lasci stare, ci penso io. Vado a prendere uno straccio in cucina. Cerca di non offenderla. Dove la trovo un'altra così? Sta qui da 2 ore e già sa tutto della casa. Che buono. Lei non sa che impressione. Di persona io non la conoscevo. L'avevo sempre vista solo dalla finestra. Era sempre allegra, piena di vita. E poi quel giorno, tutto quel sangue, quelle coltellate. Una roba tremenda. Poi è arrivata a casa mia madre, è stata lei che ha chiamato la polizia. Ma quello che mi ha fatto più impressione è stato il sangue. Zampillava fuori, come una fontana zampillava. Sa che dopo hanno dovuto chiamare una ditta delle pulizie?
Insomma, è stata un'esperienza tremenda che non auguro a nessuno, anche solo a vederla, come mi è capitato a me. Ma mi stai dicendo delle cose terribili? Eh sì, quello che ho visto era davvero terribile. Ma il peggio è venuto sul barcone. Quel bruto voleva proprio strozzarmi. Se non arrivava il giudice con la pistola, è lui che mi ha salvato la vita. Come sarebbe a dire con la pistola? Ma sì, è stato un gioco da ragazzi. A questo punto sei arrivato. Giri con la pistola adesso. Lo sai, bambola, che ho sparato per molto meno? No, la pistola era la mia. Ma... la tua? Sì, io ne ho 12, di tutti i tipi. I bambini vanno matti per le pistole. Allora, signore, io di là ho finito, ho messo a posto tutto. Se lei permette vorrei andare. Faccio giusto in tempo a prendere l'ultimo autobus. Ma torna domani, sì? Oh, sì, certo. Come d'accordo. Devo fare la spesa. No, grazie, non c'è bisogno, ci penso io. E al signor Renato non occorre niente? Non si preoccupi, signora Pina. Lui fa parte della casa. Mia moglie lo ha praticamente adottato. Piuttosto ascolta, Renato. Me ne devo andare anch'io, ma attento a te. Non devi muoverti di qui, eh? No, no, ma chi si muove? Sto così bene io qui. Pina? Pina? Eh? Signora, non vuole un passaggio? No, no, grazie. Ho l'autobus qui a due passi. A quest'ora girano certi delinquenti. Eh? Non abbia paura, so come trattarli. Buonanotte. Buonanotte a lei, Pina. Scendi, si cambia macchina. Portatelo via. Cambiamo macchina. Come mai ha deciso di suicidarsi? Veramente non ci avevo pensato. Ma non vorrei deluderti, ragazzo mio. Fa male, lo sa, a chiamarmi ragazzo. Perché è lei che rimarrà deluso, caro giudice. E infatti lei ha una sola probabilità su 90 di uscire vivo di qui. Solo una su 90? Scusa, ma non capisco. Il bello è che non c'è niente da capire. La vita è una tombola, caro giudice, e lei ha un numero. Non è poco un numero. E io le ho scelto un numero facile facile. Avanti, avanti, mi dica qual è, su, mi dica qual Forse è. Forse sarò un po' rincoglionito, ma i numeri ancora non li do. Non me lo faccia ripetere, giudice.
Come vede, non sto scherzando. Sì, lo vedo, lo vedo. Lo vedo, ma dammi un po' di tempo. I numeri non sono mai stati il mio forte. Intanto è un numero pari o dispari? Con i numeri non si para. Sì, ma chi me l'assicura che se l'indovino vinco? E dove sta scritto questo numero? I numeri stanno tutti qui. Non per niente mi chiamo Bingo. Perché questo è il mio gioco e si gioca con le mie regole. Avanti. Non mi faccia perdere la pazienza. Ah, ho capito, ho capito. Una possibilità sul 90, hai detto? D'accordo. Sempre meglio di niente. In fondo alla tua ragazza non hai dato neanche quello. No. Lei non la deve neanche nominare. Io non la conoscevo, però tu l'hai uccisa. Non sai quello che dici, vecchio. Non mi ricordo di averti permesso di darmi del tu. Ma se insisti, te l'accordo. Perché inghiotti tutta quella saliva, vecchio? Perché credo che sei un po' pazzo. E i pazzi mi fanno paura. Un po' pazzo, dici? Ma io sono tutto pazzo. E siete voi che mi avete fatto diventare pazzo. Voi che l'avete uccisa. Ma scoprirò chi è stato. E se non lo scoprirò, vi ucciderò tutti quanti. A cominciare da quel porco che dice d'avermi visto e che voi proteggete. Perché? Non l'hai uccisa tu? Ancora. Ma se Margherita era tutto per me. Ah, non ne dubito. Tant'è vero che la chiamavi puttana. Ma certo che era una puttana. Ma lavorava per me. Per me, capito? Io Margherita non la toccavo con un dito. Non l'ho mai baciata veramente, pensa. Perché lei non era degna di me. E non si parlava mai d'amore tra noi. Però a forza di stare a distanza, me ne sono innamorato. Per me non era sayonara. Per me era soltanto Margherita. E di un po', è stato un delitto poetico di ispirazione passionale o un delitto passionale di ispirazione poetica? Ok, basta. Lo vedi questo? È il tuo numero, giudice. Purtroppo è uscito prima che tu potessi provare a indovinarlo. Ma lasciamo perdere i numeri. Non è un giochetto troppo infantile per uno che vuol fare l'adulto come te, eh? Tu mi stai provocando. Va bene, l'hai voluto tu. Dai! Scendi, vieni giù! Scendi! Ecco qui, un colpo solo. O tu o io. Ti piace questo gioco da uomini? Non mi piacciono le pistole, preferisco quelle di plastica. Hai paura? Guarda, è facile. Comincio io. Non mi hai mica convinto. Ci sarebbe qualcosa da bere o la gola secca? Ma certo, scusami. Ragazzi, dategli la bottiglia. Fatto. Nessuna sorpresa. Io non posso morire. Dovrai convincerti. Un attimo. Posso respirare un po' d'aria? Fa pure. Un po' d'aria a un uomo che sta morendo. Thank you.
Dove mi hai portato? Non mi dirai che sei già morto. Non sei ancora all'inferno, caro giudice. Tu sei pazzo. Questa è la casa del delitto. Questa è la casa di Margherita. E allora? È l'ultimo posto dove a qualcuno verrebbe in mente di cercarci. Oh mio Dio, qui finisco per impazzire anch'io. Eh no, qui il pazzo sono io. Tieni, tocca a te. Sei talmente ubriaco che non sentirai niente. Quanti colpi porta questa? 6. Allora è l'ultimo, ed è per te se ti comporti male. Che faccio, capo? Niente, non fare niente, non mi intendo di pistole, potrei anche ferire Bingo. Metti giù, imbecille, questo è più pazzo di me. Oh, lo puoi dire forte, con tutto il whisky che ho in corpo mi sento un pericolo pubblico. Dove credi di andare? Questo non lo so ancora. Sono sbronzo e non ho le idee molto chiare. Magari va a finire che ti do una mano. Se lo viene a sapere il barone quello che gli abbiamo fatto. Oh! Io m'ammazzo! M'ammazzo! Che vuole? Dov'è? Chi sta cercando? Dov'è? La signora Pina, dov'è? Ma quale? Quale signora Pina? La mamma di Renato. Qui non c'è Cecilia. Dov'è? Che buffo. No, non si può entrare. Calma, calma. Non si può entrare. No, qui no, no. Io questa volta mi arrabbio sul serio, capito? Ma no, mamma, no. Lei no. Ehi, taxi, taxi. Fermo. Fermo. Taxi! Taxi! Vada, Renato, te lo ripeto per l'ultima volta, se non mi dici dove l'hai nascosta... Ma me l'avevi promesso! Ma io non posso mica fare il super testimone tutta la vita! Ferma! Ora i testimoni sono due. Ah, e lei, meno male! Adesso, Renato, non ti puoi più rifiutare. Voglio vedere, se non lo dirai al giudice, dove l'hai messa. Un attimo, che cosa sta dicendo? Dico che nessuno ha diritto più di lei di farsi giustizia. Lei lo sa benissimo che quella donna deve morire. Ma di chi sta parlando? Di mia moglie? Sì, certamente. Anche lei sa, ha messo gli occhi sopra il mio Renato come quella sayonara. Ma dovrà fare i conti con me e soprattutto con lei, giudice. mi creda, io sono una donna vecchia. Ma di queste cose me ne intendo. Posso benissimo immaginare che cosa ha sofferto lei. Lei, che è una persona così per bene, a vivere tanti anni sotto lo stesso tetto con quella svergognata. Sì, ha ragione, ma ora mi dia quelle forbici. No, mamma, no! Ma tu da che parte stai, Renato? Ma è sempre la mia mamma. Mio figlio ha ragione. Voi uomini siete troppo deboli. Me ne occuperò io. Vedrà una cosa da niente. Vedrà. Andrà tutto benissimo. Andrà benissimo. Non sentirete neanche uno strillo. Sì, ho capito, ma se permette l'aiuterò a cercarla. Conosco questa casa molto meglio di lei. Lei resti qui, gliela porto subito. Ma dove va? Clara, Clara! Clara! Non si preoccupi, signor giudice. Ci penso io a trovarla quella donnaccia. Lei è troppo buono, non è tagliata. Ma no, mamma, mamma, calmati, calmati, non lo puoi fare. Ma dai, per favore. Dove sei? Mamma, no. Lasciami, mamma, Renato. Prego. Ti prego, ma come puoi pensare che sia qui dentro? Dai! Distruggo. Presto, presto il telefono, devo chiamare la polizia. Ci può giurare, non si scomodi, la chiamo io la polizia, vecchio porco. Ma che cosa fai adesso? Guarda, guarda, guarda che vestito scollato. Ma dai, mamma, su, ma io... andiamo. No. Su, andiamo. Dai. Lascia che vieni sei. Via. Vieni fuori. No, no, aspettate, aspettate, ho la chiave.
Porca vacca, ma dove l'ho messa? Eppure dai, scritto. Sfondiamo. Dai. Mamma, mamma, io ho cercato di fermarla, Ehi, ma dove ti ricacciai? Sono uscita presto per fare la spesa. Ma che è questa confusione? Tu non ci crederai, ma io t'ho salvato la vita. Ah, allora scusa tanto se sono andata al supermercato. Ma che fai, l'impalato? Dammi una mano, prendi questo sacchetto. Ma si può sapere perché vai in giro conciato così? Ti vuoi togliere? Che palla questo gatto. È permesso? Ah, venga, venga, venga. La stavo aspettando. Che cosa le avevo detto? Che ci voleva un po' di pazienza. I tipi come lui tornano presto sul luogo del delitto. L'ho ritrovato proprio in quella sala da biliardo di via Tacito. È contenta? Ma questo gatto non è il mio Otello. Non è lui? Eppure corrisponde tutto. Ma no, il mio è un siamese, gliel'avevo detto. Ah, ma davvero? Sì, forse ha ragione lei. O forse io l'ho raccolto solo perché mi faceva pena. E va bene, lo riporterò dove l'ho trovato. Oscar, buone notizie. Una raccomandata dal tribunale. Ah, finalmente. Mi scusi, signora. Sa che faccio? Quasi quasi me lo prendo. Ottima idea, glielo volevo proporre ma non avevo il coraggio. Sì, sì, me lo prendo, già mi ci sono affezionata. Lo vede brava. Come sono fatta? E naturalmente la pago lo stesso. Oh no, assolutamente, non sarebbe corretto. Non è il caso. Ah, va bene, allora arrivederci. Non le hanno mai detto che lei ha delle bellissime mani? Glielo notate proprio l'altro giorno mentre impugnava la pistola. €32.880, rimborso spese di cancelleria. Ma non è possibile, non è possibile.